Gentili amiche e amici che ci seguite da casa, un caro saluto al vostro Marco Panetti. Ci troviamo a Perugia, esattamente a Palazzo Tonini, il palazzo del Presidente della Regione, perché tra poco inizierà una conferenza stampa sul Trail dei Mulini a Magione, che avverrà il 25 febbraio 2024. Rimanete con noi, che tra poco sentiremo cosa ci hanno detto i diretti protagonisti. Questa mattina a Palazzo Tonini abbiamo presentato l'evento Trail dei Mulini, un evento importante che si svolgerà a Magione sabato e domenica, un evento che ha permesso di coinvolgere molto dell'associazionismo magionese, un evento dedicato a Crispoldo Presciarelli, un'icona del nostro paese, un imprenditore illuminato, difficilmente dimenticabile appunto dai suoi compaesani e non solo. L'evento Trail Runner intestato e dedicato a mio padre Crispoldo Presciarelli sarà il primo di una lunga serie che, ai quali noi daremo il nostro contributo come azienda Presciarelli. Ci siamo, vogliamo aiutare questi ragazzi perché sono veramente con uno spirito sportivo ma anche ludico e sociale. Sono veramente l'Avis e tutte le organizzazioni che sono state chiamate in causa, non le abbiamo chiamate in causa per caso, ma proprio perché volevamo dare un'impronta a scopo sociale di questa bellissima manifestazione. Comune di Magione partecipa a questo bellissimo evento con il patrocinio, con l'ospitalità del nostro territorio. È un evento del quale oggettivamente siamo orgogliosi perché mette insieme il ricordo di un imprenditore illuminato del nostro territorio con un evento bellissimo che coinvolge tantissime persone da tutta Italia. Di questo bisogna ringraziare l'Avis Atletica di Magione, che è una società che negli anni sta crescendo in maniera esponenziale e che è uno dei motori dell'associazionismo sportivo del nostro territorio. Questo evento Trail dei Mulini è un evento molto importante per noi, motivo di crescita e di orgoglio, un bel banco di prova per testare quello che è la nostra crescita e avere un attimo scontro in gara di personaggi. Domenica sarà per noi motivo di orgoglio e siamo impegnati al massimo, abbiamo dato tantissima disponibilità, tante persone che hanno organizzato questo evento e ci aspettiamo veramente il meglio dai nostri partecipanti e siamo sicuri che trascorreranno una domenica veramente di sport e di benessere da raccontare nelle prossime settimane. Grazie. Sono Filippo Pelagracci, sono tra tre runner dell'Atletica Avis Magione. E sono qui per invitarvi fondamentalmente al Trail dei Mulini che si terrà il 25 febbraio. Ricordo che abbiamo due gare agonistiche, una da 25 km e 1000 metri di dislivello, con un tempo massimo di 5 ore, e l'altra corta di 14 km con 550 metri di dislivello, che ha come tempo massimo, tempo limite, 3 ore. Spero che vi divertiate al massimo perché il percorso è articolato, è un susseguirsi di salite e discese non lunghissime, tutte fattibili, tutte corribili, che si snodano nel nostro Monte Penna e che ci regala magnifici panorami sul lago Trasimeno. Claudio Vannitelli, coordinatore dell'attività sportiva del Comitato CSI di Perugia. Siamo onorati di partecipare e dare supporto a questa manifestazione, una manifestazione che oltre alla gara agonistica ha anche attività aggiuntive ludico-motorie in pieno spirito CSI. Quando siamo stati coinvolti abbiamo accettato subito perché questo è lo spirito, la voglia di andare sul territorio, di essere presenti, di organizzare formazioni sportive. Sarà una prima edizione, ma siamo convinti che il CSI di Perugia spenserà altre iniziative di questo genere, soprattutto il Trail dei Mulini avrà anche altre edizioni e noi sicuramente ci saremo contenti di incentivare questo tipo di attività. Salve, Cristian Bonella dell'azienda Big Mac Pesciarelli Edilizia, sono in figura di event manager per la mia azienda e tengo la regia di questo bellissimo evento Trail dei Mulini edizione 2024. È una organizzazione complessa, allo stesso tempo molto impegnativa, però che riesce a dare sicuramente
valore aggiunto al territorio, che è l'obiettivo che noi abbiamo come azienda Big Mat Pesciarelli, e allo stesso tempo valore alle persone e alle realtà associative del nostro territorio. Il coinvolgimento di 15 e più associazioni del nostro territorio e ben 45 aziende la dice lunga appunto sulla caratura di questo evento e sulla portata che ne ha nel nostro territorio. Ci sono tante associazioni che parteciperanno, quindi abbiamo alcune rappresentanti di queste associazioni e facciamo fare una breve dichiarazione, ovviamente, il piede diabetico. Che cos'è, Presidente? Intanto il piede diabetico, buongiorno. Il piede diabetico è una complicanza della malattia del diabete se non controllata e colpisce soprattutto le parti estreme del corpo, quindi piedi e mani. Soprattutto i piedi, e quale migliore occasione, no? Agevolare e spronare le persone a camminare, a fare movimento proprio per tenere sotto controllo questa complicanza e questa malattia che colpisce tante persone, tra le quali molte neanche lo sanno. Noi vi invitiamo a venire a camminare con noi domenica 25, noi gestiremo la camminata di 5 km, portate anche i vostri amici a quattro zampe, sono benvenuti. Tenendo conto che i piedi sono importantissimi per qualsiasi cosa abbiate nel cuore. Grazie. E qui con noi abbiamo anche Flavia Gazzini, una camminata metabolica. Cosa significa? La camminata metabolica, buongiorno, è una camminata innovativa perché attiva il metabolismo a partire dal polpaccio, dove ci sono i muscoli gemellari, e sono la seconda pompa circolatoria del corpo. E attiva tutto il corpo, tranne anche la postura, perché eleva verso l'alto. Ha un insieme di tre discipline, la marcia, la danza e la box. Quindi siamo riusciti a mettere insieme tutto tramite il suo fondatore e ideatore, Stefano Fontanesi, di Camminata Metabolica. E sarete il 25? Appunto. Sì, vi aspettiamo numerosi per provare in due turni da 30 persone l'uno. Certo. Okay. Venite. Okay. Grazie, complimenti. Grazie. Grazie. Grazie.